Buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento di incontro. Abbiamo un parterre affollato e vi presento gli ospiti di questa sera. Valeria Benni, che è una delle responsabili della manifestazione della quale parleremo, di Oltre le Vette, 25esima edizione, poi l'anima di Oltre le Vette, che è Flavio Fauro, creatore, direttore artistico, e che adesso ha un ruolo di consulente, ma naturalmente con ampio margine, penso, di operatività. E poi immancabilmente Marco Perale, che è l'assessore alla cultura del Comune di Belluno, che in tutti questi anni ha sostenuto e aiutato questa manifestazione. Cominciamo con Valeria, questa 25esima edizione. Innanzitutto facciamo vedere, questo è il manifesto. In che modo si contraddistingue? Beh, intanto, visto che facciamo vedere il manifesto, diciamo che è un'opera dell'illustratrice Marta Farina, che ha fatto quest'anno appunto per Oltre le Vette. Da un paio d'anni abbiamo scelto di coinvolgere degli artisti locali per l'immagine del manifesto, insomma, e quindi già l'anno scorso c'era stato Maurizio Delotto e quest'anno l'immagine di Marta Farina. Una territorialità che hai sempre voluto rimarcare, Flavio, vero? Beh sì, in questi 25 anni io direi che Oltre le Vette ha avuto una specie di filo nascosto, che forse è stato anche uno dei motivi per cui questa rassegna è durata così tanto, e speriamo che duri ancora naturalmente, ma in Italia non sono molte, anzi, quelle che hanno una longevità così importante. E il filo conduttore è stato proprio quello di far dialogare le associazioni, le realtà, gli artisti, gli alpinisti, gli studiosi, gli storici locali, gli scrittori, non dimentichiamo, locali e non solo locali, che hanno sempre trovato nella rassegna Oltre le Vette una dimensione importante che andava anche al di là di una dimensione locale per proporre le loro attività e le loro opere. Quindi diciamo che è stata una manifestazione che non ha calato in questi anni dall'alto un programma definito da parte di una, due, più o meno teste che decidevano, ma ha accolto, quando possibile naturalmente, molte delle tantissime proposte che arrivano e sono arrivate a Oltre le Vette. E io sono convinto che il motivo per cui da 25 anni, anche se con delle evoluzioni importanti naturalmente, questa rassegna continua ad avere, mi permetto di dire, confidando che sia così anche per la prossima edizione, successo, ad essere amata, ad essere seguita, e non soltanto a livello della città, sia proprio questo, la capacità di dialogare con tante realtà. Per il Comune di Belluno è una manifestazione importante, anche perché va a sottolineare la nostra caratteristica di città montana. Certo, è anche il ruolo che ha, che può e che vuole avere la città, nel senso che per Oltre le Vette, lo si è detto e lo diremo meglio poi nel dettaglio del programma, per Oltre le Vette si mobilitano dal Feltrino alla Fondazione Silla Ghedina di Cortina, al CAI di tutte le varie sezioni, cioè l'intera provincia che è mobilitata e che partecipa a un evento come questo. Non sempre, non tutti, ma negli anni tutti hanno partecipato, tutti hanno contribuito, e quindi è uno dei pochi modi in cui la città riesce davvero a fare una cordata con tutto il resto della provincia, quindi un ruolo importante. Senti Valeria, Flavio ha parlato di un gruppo di persone che coordinano adesso il calendario, un comitato tecnico? Dall'anno scorso, diciamo, è cambiato un po' questo aspetto di Oltre le Vette. Prima c'era il direttore artistico, che era, come sapete, Flavio Fauro, e adesso invece c'è una struttura più complessa, che è un comitato tecnico costituito da diverse persone con delle competenze specifiche. Tra queste c'è Diego Cason, che segue gli eventi dall'aspetto più ambientale e sociologico, Francesco Vascellari, che si occupa degli aspetti sportivi e quindi dell'alpinismo e di altri sport di montagna, di avventura e di viaggio e così. E dopo ci sono io, che seguo in particolar modo le esposizioni, e Valentina Ciprian, che si occupa di tutti gli aspetti social, comunicazione della manifestazione, Flavio Fauro, che segue in particolar modo, oltre che anche lui occuparsi, dando uno sguardo, diciamo, da così da demiurgo sopra la manifestazione, da supervisore, e si occupa in particolar modo degli eventi culturali e quindi dei libri e dei film che seleziona.
Poi un altro aspetto, quello della grafica, viene invece curato quest'anno da Martina Gennari e dallo studio Memu. Quindi questo è lo staff che costituisce un po' Tre le Vette. Senti, quando ti è venuta in mente l'idea, intanto ricordiamo che tu sei sempre stato un appassionato di montagne, hai fatto lo scalatore, hai scritto libri, ma che tipo di montagna volevi raccontare? Sempre quella montagna triste, malinconica, quasi perdente, o volevi proprio fare una cosa? No, la montagna è altro. Eh beh, certo. Certo. Era pleonastica, certo. Retorica la mia. È molto bella questa domanda, ma naturalmente la risposta è certo. E già il nome di Oltre le Vette sta a significare proprio questo. Il nome, a dire la verità, risale a, non è mio, ma risale all'idea dell'allora sindaco Maurizio Fistarol, assessore alla cultura Antonio Stragà, c'era anche Marco Perale in giunta, e quando è stata ora di inventare questo nome, insomma, sono stato coinvolto nelle chiacchierate preliminari, e questo Oltre le Vette, questa idea sì di parlare di vette, ma andando anche oltre, e oltre significa superare forse non solo dal punto di vista geografico, noi abbiamo uno sfondo qui bellissimo che però rappresenta anche un limite, non solo superarle da un punto di vista geografico, allargando quindi l'orizzonte del dialogo, ma anche da un punto di vista proprio della visione di che cos'è la montagna, non soltanto un magnifico luogo per passeggiare, camminare, arrampicare, ma anche proprio un posto che ci condiziona nelle nostre riflessioni, nella nostra vita, nelle nostre creazioni artistiche, nelle nostre idee, e appunto i tanti convegni di filosofia che sono stati fatti avevano proprio questo significato, questo contenuto. Quindi la vetta come campanile al quale fare riferimento, ma andare anche oltre il campanile, sostanzialmente. Come metafore, appunto, sì. Come dice lo storico ormai sottotitolo, nome di Oltre le Vette, metafore, uomini e luoghi della montagna. Marco, noi siamo diventati in provincia di Belluno anche patrimonio dell'UNESCO. Che legame c'è tra questo tipo di manifestazione, tutte le iniziative che fa il Comune e questa medaglia, più che meritata peraltro, che ci siamo presi? Anche se Belluno non è all'interno di queste aree, però diciamo che la rappresenta bene. Il territorio comunale di Belluno, sì, perché il gruppo della Schiara è uno dei gruppi che fanno parte delle Dolomiti UNESCO, ma proprio perché l'idea di una montagna vissuta. Le Dolomiti UNESCO hanno riconosciuto un'area che non è total wilderness con solo monti selvaggi, ma una montagna che nei secoli, nei millenni, è stata abitata e in parte anche plasmata dagli uomini. Proprio per questo questa edizione, ma tutte le edizioni di Oltre le Vette, hanno anche sempre sottolineato la montagna vissuta, la montagna proprio incarnata nel senso vero e proprio da popolazioni, da villaggi, da culture, da tutte le lingue di tutti i luoghi, dall'Himalaya alle Ande, è passato di tutto per Oltre le Vette, e anche nel tempo. Quest'anno, per esempio, uno dei temi sarà quello che il fotografo Manuel Cicchetti tratterà raccontando Civaia, ma ormai col distacco di qualche anno, con una riflessione che è precipitata in un discorso che per noi è la preparazione per l'anno prossimo, il 50° della morte di Dino Buzzatti. Dino Buzzatti sulla montagna violentata, pensate al Segreto del Bosco Vecchio, pensate a Barnabo delle Montagne, aveva scritto cose oggettivamente profetiche. Vaia ci ha messo di fronte in maniera ineludibile ai limiti dell'intervento umano. Quelle fotografie e quella riflessione che farà Manuel Cicchetti, per esempio, sono una di queste cose che danno respiro al nostro essere e abitare la montagna. Allora, con Valeria, noi non abbiamo detto quando si tiene intanto questo appuntamento, perché è generalmente distribuito su 2 settimane, qualche cosina meno. Quest'anno quando comincia, quando finisce? Quest'anno, diciamo, il periodo classico della rassegna andrà da venerdì 8 ottobre fino a domenica 17, quindi sono 10 giorni. Abbraccia due fine settimana. Due fine settimana. Però, diciamo, per varie ragioni avremo un prequel e un sequel della rassegna. Un prequel il giorno 30 di settembre, dove ci sarà appunto Carlo Petrini al Comunale. È un appuntamento rimandato dello scorso anno, doveva esserci appunto l'anno scorso. Però per problemi legati al tempo c'era stato un allarme meteo molto forte e il prefetto aveva ritenuto giustamente, anche visti i precedenti, di chiudere tutte le attività culturali, e quindi per quel giorno non sono state fatte, e quindi è stato rimandato quest'anno e poteva solo il 30, e quindi apriremo con lui il 30, e poi avremo un sequel appunto con la presenza di Hans Kammerlander. Perché non poteva, perché durante la rassegna era in Himalaya, in una spedizione.
Ok, dopo parleremo anche delle mostre. A proposito di questi personaggi importanti, tu che sei stato un alpinista ti sei tolto un bel po' di soddisfazioni. Avevi un motivo per chiamare persone che magari hai ammirato, studiato, delle quali hai seguito anche le azioni. Andrea, sì, è proprio così, devo dire. Oltre le vette ha avuto la fortuna di chiamare sul palco del Teatro Comunale tutti i grandi alpinisti italiani e non soltanto italiani della fine del secolo scorso e dell'inizio di questo, tutti naturalmente in senso lato, ma comunque tutti quelli proprio importanti. Ne mancava uno oggettivamente ed era Hans Kammerlander, che non siamo mai riusciti ad avere qui a Belluno nelle tante edizioni passate per diversi motivi, impossibilità sua, difficoltà nostre e quant'altro. Quest'anno riusciamo finalmente ad avere anche Hans Kammerlander, direi l'ultimo grande alpinista della fine del secolo precedente, non ancora arrivato qua. Ma inizieremo il 7, tanto per citare un altro appuntamento importante, scusate, l'8, venerdì 8 al Teatro Comunale alle 21 con un film che mostriamo non in prima ma in seconda nazionale, che si intitola Fratelli si diventa ed è dedicato a Walter Bonatti, l'uomo del Monte Bianco, che dialoga con Reinhold Messner e appunto hanno tra di loro, questi due uomini, avuto un'amicizia alla fine della loro vita straordinaria e quindi tutti ospiti già venuti a Oltre le Vette, come Cassin, che rivedremo nel film, proprio per segnare anche tutto questo lungo percorso. Poi altri personaggi, devi essere sintetico perché il tempo corre veloce. Altri personaggi citerei Caterina Borgato, la fotografa, viaggiatrice, scrittrice, protagonista anche di questa mostra Donne di Terre Estreme, Donne di Terre Estreme, che vedremo allestita in Piazza dei Martiri. Citerei Max Calderan, che è un corridore nei deserti che vedremo anche a Belluno, in una serata molto divertente, appassionante. Gianni De Zaiacomo, che vola col parapendio e fa fotografie straordinarie, Ruggero Arena e altri ancora. E naturalmente il grande Stefano Mancuso, botanico, studioso e citatissimo autore, a cui vengono continuamente dedicate anche trasmissioni radiofoniche e televisive per la sua attualità. Lo vedremo il 14, se non sbaglio, giovedì 14, in una serata organizzata in collaborazione con Dolomiti UNESCO, un evento straordinario. C'è anche un convegno Montagna Immaginata. Sì, il convegno Montagna Immaginata, coordinato dal sociologo Diego Cason, che farà dialogare sull'immagine e l'immaginario della montagna, che è cambiato nel corso dei decenni e che ha ancora molto da far scoprire anche per noi che ci viviamo. E con studiosi di importanza almeno nazionale. Ecco, a proposito di montagna immaginata, il Comune di Belluno vorrebbe far immaginare la città in un certo modo. Noi siamo stati anche città alpina dell'anno. A volte questo può anche diventare riduttivo perché ci confina in quei luoghi alti. E che invece immagine vuole dare il Comune? Siamo l'uno e l'altro, ci siamo una città nelle Alpi, perché siamo ovviamente, comunque il Comune di Belluno arriva ai 2500 metri della cima della Schiara, siamo un capoluogo quindi che deve poter parlare alla pari con Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, eccetera, e siamo nelle Alpi, quindi vogliamo e dobbiamo parlare con Innsbruck, con Trento, con tutte le altre capitali delle Alpi. Quindi dobbiamo, con una rassegna come questa, lo stiamo facendo e si può fare sempre meglio, parlare alla pari, portare l'intera provincia nei salotti che contano, dove si prendono le decisioni, a Bruxelles, a Venezia e a Roma, anche attraverso Oltre le Vette. Quindi la città e la provincia che si immagina in una provincia che apra la mente e il cuore. Certo, le montagne come finestra, non come chiusura. Ti avevo promesso le mostre, che sono sempre molto importanti, peraltro anche sempre molto seguite e qui coinvolgono anche svariati altri luoghi. Sì, infatti questa che sarà, diciamo, quella anche più visibile, più di impatto, perché è una mostra grande, nel senso che sono 40 pannelli di 1 metro per 1,50 m, che verrà allestita in Piazza dei Martiri tra i giardini. È una mostra bellissima che parla di donne, realizzata qui a Belluno grazie alla collaborazione di Movimento Donne Impresa.
che curerà l'allestimento. Quindi sarà proprio una mostra di una donna, di una fotografa donna, che parla di donne che vivono in questi posti lontanissimi del mondo e con allestimenti realizzati dalle donne artigiane della provincia di Belluno, quindi poi, soprattutto al femminile. Poi abbiamo Per Grazia Ricevuta, che è al Fulcis, che è l'esposizione delle 50 migliori opere arrivate con il concorso che è stato fatto questa primavera, Per Grazia Ricevuta, concorso d'arte per esorcizzare una pandemia, in cui si richiedeva l'invio di un ex voto moderno che si ispirasse appunto a quello che ognuno aveva provato durante questo periodo, no? E quindi cercasse di trasferirlo ritornando a una dimensione più concreta dell'arte rispetto che al monitor del computer. Io darei anche due informazioni tecniche. Ringrazio importantissima collaborazione di Dolomiti UNESCO, che veramente si è impegnata molto, si impegna molto sia finanziariamente che anche come promozione della nostra rassegna, ai nostri sponsor che sono indicati Montura, che ci dà la possibilità per esempio di avere anche Camerlander qui a Belluno perché è un suo testimonial, e per tutte le informazioni il sito di Oltre le Vette, www.oltrelevette.it, dove è anche possibile prenotarsi per gli eventi, perché gli eventi sono come l'anno scorso su prenotazione e quindi attraverso il sito si può prenotarsi molto semplicemente, c'è un pulsante enorme, si vede, si clicca lì e si può accedere a tutte le a tutti gli eventi. Grazie, speriamo di aver solleticato la vostra curiosità, ma certamente se non l'abbiamo fatto c'è anche questo libricino che trovate distribuito in città che vi riassume quello che è il calendario degli appuntamenti Oltre le Vette, 25esima edizione dall'8 al 17 di ottobre. Ringrazio Valeria Benni, Flavio Grazie. Fauro e Marco Perare per la loro disponibilità, le cose che ci hanno detto. Vi auguro di trascorrere ancora altri momenti lieti in nostra compagnia e arrivederci.